Via. Ciao Giorgio. Allora, sempre il nome del Sacro Romano Impero di Augusto, di nostra madre Roma Antica, ti saluto. E anche di Priapo. E anche in onore del gran dio Priapo, sì. Al quale vanno indirizzate le litanie che ieri ho preparato e ho fatto circolare su internet. Benissimo, benissimo, molto bene. Ma bene? E poi vorrei ancora una volta esprimere solidarietà al nostro amico Elia, e sperando che lo facciano anche da altri, per le gravi intimidazioni che sta subendo soltanto perché si batte per la libertà di tutti e per la corretta informazione, tutto qui. E anzi, poi riprenderemo ancora questo discorso, perché dobbiamo dedicare un po' di spazio a questo discorso qui, perché è grave, molto grave quello che accade, in quanto che c'è un'indifferenza totale, ed è la verità, il nemico più grave che c'è, più quello che fa le provocazioni, siamo noi stessi che purtroppo ci facciamo picchiare senza reagire. Ecco, quindi dobbiamo farsi un po' tutto esame di coscienza, tutto qua. Allora, massima solidarietà per l'amico Elia, al quale noi consigliamo vivamente di tenere duro, perché queste sono piccolissime punture di zanzara, che al momento dimostrano solo la grande, fondamentale debolezza di queste persone. Sì. Perché queste persone, la storia dell'umanità non è una storia di buon temponi, chiaro? Diciamocelo in maniera molto chiara. Ma è verissimo. Allora, soprattutto quel nemico lì che noi intendiamo sottolineare, è un nemico che non ha mai perdonato nessuno, e se può assassinare qualcuno alle spalle lo fa. Ah, sì. Allora, se questi qui si limitano a minacce di questo genere, significa che loro stessi hanno preso piena coscienza che hanno poco tempo ancora a disposizione. Poi si trasformerà completamente la società, il mondo sarà completamente trasformato e loro signori avranno fatto il loro tempo. Già adesso il loro tempo si è ridotto molto. Continueranno in questa direzione che ne pensino gli spaventati italiani, oppure le tante persone che, pagate dai loro signori, fungono da provocatori sia al nord Italia che in Italia centrale. Per adesso diciamo così, e poi quando si tratterà di dire qualcos'altro lo diremo, anche perché sappiamo perfettamente il movimento di tante persone che si stanno muovendo adesso in previsione di tanti sconvolgimenti che ci saranno, in previsione di un cambio di gestione economica a livello globalizzato, in previsione di sicure batoste che gli occidentali prenderanno là dove non pensano di prenderle, ma le prenderanno lo stesso. E quindi tutto questo ti immagini, tu mi hai detto prima che gli americani hanno messo una base in Tunisia, i cinesi stanno lì a guardare, secondo te? Infatti, ti voglio dire una cosa, che gli americani allora dal gennaio 2014 avranno una base in Tunisia, questa fonte non è stata smentita. E, tra l'altro, Aurora l'ha documentato citando altre fonti che l'hanno provato nell'imbarazzo sia degli americani che dei tunisini. Perché questo? Perché si tratta di frenare la penetrazione cinese in Africa, che ormai si sta espandendo a macchia d'olio, e anche la Russia, che comunque ha un punto mediterraneo, cioè la Siria, e un altro in Algeria. E tra l'altro, dalla Russia vorrei soltanto notare una cosa, insomma, grave, che è successa giovedì di 2 settimane fa, e cioè che l'Attakia, dove la Russia ha una base navale, qui a Tartu c'è un'Attakia, gli israeliani hanno bombardato un sito di che c'erano dei missili russi destinati agli Hezbollah libanesi. L'hanno bombardato solamente senza reazione né del governo siriano, né del governo russo e né del governo israeliana, cioè un bombardamento così, non so se l'hanno fatto apposta, se l'hanno fatto, non lo so, c'è qualcosa di strano in questo bombardamento, perché non c'è una reazione, né, non solo militare, vabbè, che può magari
non era il caso, però forse non era il caso, però nemmeno a livello di diplomatico, che ne so niente. Ma questo... ti rispondo subito dicendoti la mia opinione. Sì. La mia opinione è semplicissima. Primo, gli americani si stanno sganciando dagli ebrei, anche perché non sono più in condizione di controllare la situazione, non hanno più i soldi da dare a Israele. Beh, questo è il primo fatto. Questo senza dubbio, perché c'è crisi, che i soldi avanzi, tra l'altro questo fatto qua che tu hai detto, in America c'è una presa di coscienza per il fatto che prima la tassa pro Israele era fatta in modo occulta. Parliamo di 3 miliardi di dollari, all'anno. Ebbene, un paese di pezzenti. Infatti, in America, ultimamente si vogliono vestire bene, oltretutto, vogliono essere vestiti bene. Come sto dicendo, ultimamente i cittadini americani hanno preso coscienza di questo fatto, perché l'hanno saputo, e hanno fatto anche manifestazioni in alcune città, come dimostra, come basta andare in rete, scrivere l'argomento e vengono fuori documentazione di queste proteste. E ovviamente, diciamo così, questi signori comunque continuano a provocare, nel senso che si può portare l'Ucraina in Europa, metterla contro la Russia, addirittura installare basi militari NATO in Ucraina. Io penso che Putin, se va avanti così, qualcosa scoppia. Ultimamente, e roba di pochi giorni fa, sono iniziate manovre NATO ai confini con la Russia. In Nord Europa parliamo, parliamo di Nord Europa, nel Mar Baltico, e questo fatto l'ha documentato la TV iraniana Press TV. Io sono da vedere i nostri media, non esiste nessuna informazione su questo fatto, e questo lascia molto, molto, molto da pensare. Certamente. E per non parlare dei malcontenti crescenti in Gran Bretagna, c'è la povertà anche lì e sta crescendo anche lì, ma nessuno lo dice. In America Gran Bretagna è un paese dei poveracci, sono sempre stati poveracci, no? In Gran Bretagna è il paese a più bassa mobilità sociale del mondo, perché sotto inglesi, capito? Sì, ma infatti l'Italia è uno dei paesi a più alta mobilità sociale anche adesso, sì, perché c'è sempre qualcuno con una inventiva astronomica assolutamente impensabile, che te metti in piedi le peggio cose come niente fosse. Esatto, e questo vuol dire mobilità sociale. Esatto, ma Giorgio, questo vogliamo dire una cosa importante. Aspetta, fammi finire. Questo non significa che, essendoci mobilità sociale, diventiamo tutti ricchi in un momento. Diventa che, al contrario, che ci sono delle minoranze di persone che comunque prendono posizioni, no? Prendono posizioni sociali che loro non avevano prima. Esatto. No, questo significa mobilità sociale. Sì. Poi c'è una massa di coglioni che rimarranno sempre coglioni a farsi sfruttare da questi governanti, ma è un discorso ma un altro. Voglio dirti un'altra cosa. In Inghilterra non esiste niente, mobilità sociale non esiste. Esatto. Nasci cameriere, muori cameriere. Esattamente. C'è un'altra cosa da dire. Durante la crisi del 29, c'è la prima crisi grave che ha colpito le nazioni in questo secolo. Quando in Italia la crisi economico-finanziaria, certo, derivante dal fatto che i finanzieri hanno preso il potere in America e di conseguenza nel mondo. Esatto. Non perché ci sia una crisi. No, è sempre quella. Chiariamo bene, certo, è una crisi della finanza, come ha ovviamente dichiarato, dimostrato il professor Sacca in quella bellissima intervista che gli abbiamo fatto e che è in onda e che i nostri amici possono vedere su Accademia della Libertà YouTube stamattina. Io te volevo dire che durante la crisi del 29, quando l'Inghilterra del 29 aveva mezzo mondo come colonie, ebbene a Londra, nelle grandi città, c'erano i poveri che andavano a fare la fila per una scodella di minestra, mentre in Italia questo non accadeva. Esattamente. Diciamolo anche questo. Esattamente, questa è la verità. Certo. Questa è la verità, è verissimo. Bene, perché Giorgio, in America non facevano anche la fila. America, certo. Se vedevano quelle fotografie con tutti quelli che facevano quelle file che non finivano mai per una scodella. Ma scusa, sono emblematici in America i film Uomini e topi e furore che testimoniano certe cose. Esattamente. Del grande John Steinbeck. Steinbeck, bravissimo. Del grande John Steinbeck. È vero che l'hanno avversato. Gli hanno dato il premio Nobel nella letteratura a torto collo perché l'hanno avversato
quanto hanno potuto, perché lui denunciava esattamente cosa succedeva in quei tempi, lui prendeva sempre, aveva preso sempre posizione per la povera gente, va bene? Sì, sì, sì. Lui, Erskine Caldwell, anche l'altro grande scrittore, Erskine Caldwell, sì, quello sì, che ha scritto La via del tabacco. Esatto, esatto, capito? Esatto, esatto, esatto. Allora senti, a questo punto vorrei io che tu vorrei... Ecco. Ecco. Sì, no, allora dicevo quell'altra cosa che ti avevo detto prima. Primo, ti ho detto perché questi qui hanno attaccato perché vogliono in tutti i modi provocare gli americani. Sì. Visto che gli americani i soldi non gli danno più, fanno queste cose qui per coinvolgerli in qualche modo. Per coinvolgerli, ci sono tanti trattati che loro hanno avuto. Un conto sì, è dare dei soldi per tenere in piedi la baracca, e un conto sono dei trattati per cui se quel certo paese entra in guerra e gli americani sono obbligati a intervenire, tutte queste cose qui. Questa è la ragione per cui gli ebrei sì, faranno le provocazioni e quegli altri non risponderanno. Infatti, infatti, infatti. A meno che non rispondano in un'altra maniera, maniera che però noi è molto difficile che possiamo sapere, anche se però l'informativa arriva, mentre prima non arrivava, fino a 2-3 anni fa, anche se queste informazioni alternative sono boicottate, non ci arrivava niente. Adesso invece ci arrivano tutti questi messaggi. Capito? Perché non sono cretini tutti, no? No, chiaro. Senta, no. E ricordiamoci sempre che la Turchia è quella che ha dato i nominativi all'Iran. Sì. I nominativi degli spioni e degli assassini. Sì, del Mossad. È la Turchia sì, che gli ha dati. Beh, io non mi prenderei sotto banco. Giorgio, a proposito, dobbiamo fare aggiornamento sull'Iran. Allora, l'Iran, tu sai, sì, in questi giorni, ma non da adesso, ma specialmente in questi giorni, è impegnato per concludere le trattative sul nucleare. Ebbene, certo, il presidente Rouhani, ma anche l'Ayatollah Khamenei, cioè la massima spiritualità iraniana, hanno perso la pazienza, hanno detto o l'Occidente accetta che noi andiamo per le nostre strade, o altrimenti chiudiamo i ponti e non se ne parla più e non perdiamo più tempo a chiacchierare. Quindi hanno fatto una dichiarazione molto decisa, forte, diciamo. Certo. E poi la cosa che viene da ridere, ma allora l'Iran sicuramente avrà dei problemi a non importare alcune cose che noi possiamo fare. Però vogliamo dirlo che i più danneggiati da queste sanzioni imposte da loro signore all'Iran non è l'Iran ma siamo noi, perché abbiamo provocato, certo, cioè, perché hanno provocato il caro petrolio. L'Iran è stato sempre uno dei più importanti partner. Uno dei più importanti partner, certo, dell'Italia. Oltre che. E io ricorderò sempre quando venne lo Shah a Roma, me lo ricordo benissimo, o quando quel fesso di Leone, il Presidente della Repubblica, andò e fece un discorso penosissimo, al che lo Shah poi gli disse lasci correre, lasci perdere. Non ti ricordo. Poveri, oh, che differenza, tra Leone e Mussolini, mamma mia. No, dico, vabbè, non si può, cioè, è una bestemmia fare un paragone, è una bestemmia. Sì, quello era un finocchietto napoletano, dai. No, poi la moglie, sappiamo, donna, come si chiama, donna, sì, moglie di loro, come si chiamava, donna molto vivace e insoddisfatta. Sì. Molto soddisfatta. Tony insoddisfatta. Sì. Capita nella vita. Capita nella vita. Ma tu l'hai conosciuta? No. Peccato. Ma tu riconosci, no, scusa. Peccato, sì, no, ma dovevi conoscerla? No. Non mi è capitato. Ma è troppo tardi. Ma allora non faceva parte del mio giro. Ma no, ma dove andare? Non faceva parte del mio giro, dai. Vabbè. Va bene, caro. No, caro, perché gioco. Poi sai, le dicerie, le cose, però quando lei fu beccata, no, mi ricordava il caso che ci fu un altro personaggio che fu beccato e era uno che poi è diventato un papa. Ah. Fu beccato in una posizione molto molto compromettente in macchina. Dove? In quale città? Roma. Ah, ma era già papa o era cardinale? No, 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 no. Portato
portato nella questura di San Pietro, quella questura, la, sì, il commissariato di San Pietro. Ma cos'era allora? Vescovo, cardinale, cos'è questo? Cardinale, un grosso cardinale. Vabbè. Portato nella questura lì, nella cosa. Sì, sì. Il commissario lo apostrofò molto male, dandogli del tu, dicendo: ma tu non ti vergogni, proprio così gli disse, capito? In che anno lui era abituato questo? A dare del tu a certe persone, in che anno immagini era? Che gli fregava, che ne sapeva se questo, chi era questo, no? Insomma, morale della favola, quanto mi risulta, quel commissario che fece poi, una volta, fece dei passi falsi, perché se non avesse fatto troppe genuflessioni al momento opportuno non sarebbe stato nemmeno riconosciuto. Però è arrivato lì con una serie di... No, scusa, mi specifica. No, genuflessione o baciamenti di cordone? Beh, più o meno lo stesso, insomma. Ah, capito, vabbè. Giustamente, oh cavolo, uno si tiene la posizione, cioè, sai, quando ti dicono una certa notizia, se guarda che quel tale che tu avevi così apostrofato ha cambiato posizione sociale. Oh la madonna, mo che faccio? E se vuoi la soluzione, bacia pure sto cordone, infatti lui si è precipitato. Ho capito. Se non che il giorno dopo si trovava tranquillamente in Sardegna a svolgere degnosamente e con onore. In che anno è successo? In che anno è successo questo? Quante cose vuoi sapere? No, in un orecchio. Ma scusa, tu vieni, baci il cordone che ti racconterò. Ti racconterò il proseguo della faccenda. Sì. Era più o meno nell'epoca, ma adesso, in cui scusami, i nostri amici che ci seguono sono curiosissimi adesso, voglio sapere almeno che anno è. Lo devi dire. Beh, scusa un minuto, io posso dire e non dire. Adesso entriamo nel merito di altre cose che mi interessano maggiormente, dai. Beh, entra nel merito, forza. E qui dopo lo diremo. Sì, sì. Bene. Sente, Annus Domini, guarda, sì. Io voglio... per rompere così su certe cose, anche perché certe cose le dobbiamo dire in maniera molto esplicita, anche per certi nostri amici che continuano a rompere le scatole con queste faccende dei Garibaldi, eccetera. Ah no, vabbè, ma voglio sapere, voglio leggere una cosa. Dai. Ma tu devi essere orgoglioso di essere stimolato dai nostri amici, scusami, Sì, sì, no, vabbè, no, adesso no, questo, no, ormai quella presenza lì, di bigotti, eccetera, non c'è sta più, e quindi io sono felice, perché a questo punto bisogna dire le cose come sono. Pensa che cosa scrive, ad esempio, un autore che veramente dice delle cose che mi hanno colpito, e questo qui è una serie di scritti, che appunto scritti garibaldini. Vediamo. Sì, sì. Chi è l'autore? In occasione sì. di una manifestazione avvenuta a San Marino, quando hanno fatto questa manifestazione nella ricorrenza dell'accoglienza che la Repubblica di San Marino diede alle truppe garibaldine il 31 luglio del 1849, quando Garibaldi era inseguito da tutti gli eserciti di questo mondo e si fermò un momento lì, un paio di giorni a San Marino. Sì. Però questa frase mi piace perché deve introdurre una certa mentalità. Generale, vabbè, c'era un suono strano. Generale di piccoli manipoli di volontari nel secolo di Napoleone e di Moltke. Uomo politico sempre escluso dal potere nel secolo di Talleyrand, di Cavour, di Bismarck. Democratico sempre partecipe e difensore delle istanze sociali più avanzate nel secolo di Mazzini e di Marx. Il suo mito è rimasto nella coscienza dei posteri per quella eccezionale capacità di saldare azioni concrete, volontaria dedizione personale e aspirazioni ideali sempre travalicanti il presente e proiettati in una visione di globale servizio reso all'umanità.
E così è lo spirito del vero rivoluzionario che dovremmo avere noi oggi. Questo è lo spirito della vera rivoluzione del ventunesimo secolo. O c'hai questo spirito, o vai in chiesa tutte le mattine, un posto meraviglioso, anche la sera si va in chiesa a pregare. Uno compra il rosario, si mette lì in chiesa, non è il solo, no? Ci stanno milioni di musulmani che vanno. No, allora. No, c'è che sono, ascolta, milioni di musulmani, sì, che sono assistiti spiritualmente da Borghezio, non dimenticartelo. Esattamente, sempre, sempre. Sai come? Sai sempre. Come? Sì. A calci in culo nella palandrana. Sì, ecco. E comunque anche lì una questione di cordone, che loro hanno imparato. No, Maometto, no, no, lì è palandrana, basta, cordone, no, non c'hanno i cordoni, sì. la palandrana. Sì, vabbè, è la stessa cosa. Ma Maometto la lezione l'ha imparata bene, era bravo lui. Altro che. Ma qui c'ho della roba pronta qui da leggere, uno studio, guarda, adesso faccio vedere il libro, uno studio eccezionale, questa è la roba che si dovrebbe leggere per intercalarla con altre, ad esempio questa coscienza occulta, vedi? Qui siamo proprio. Qui ci fa vedere in maniera molto chiara la discendenza diretta di tutto quello che chiamano Bibbia, queste robe qua, no? Niente per meno che da Ermete Trismegisto, quindi questi che vanno ancora dicendo della originalità della Bibbia, dell'originalità, c'è scritto tutto, Ermete Trismegisto era già molto prima. Certo, quando Garibaldi riparò a San Marino alla fine di luglio del 49, non aveva ancora il prestigio e la gloria dei decenni successivi. Era un generale valoroso che con determinazione aveva combattuto a Roma e intendeva andare a combattere a Venezia. Ma a maggior motivo la storia di San Marino può onorarsi di averlo accolto esponendosi ai rischi di un coinvolgimento militare. Infatti è vero, perché San Marino accettò i garibaldini, li aiutò e poi li aiutò anche a andarsene. Certo. Poi chi conosce la storia sa quello che infatti, sarebbe bene ci andasse infatti a San Marino, proprio in centro, c'è la casa dove è stato Garibaldi con tanto di lapide che ricordano questi eventi. Certo. No, solo, poi praticamente qui c'è molto della bello. Repubblica del Titanio. Ma perché la chiamano la Repubblica del Titanio? Non si chiama la Repubblica del Titanio, ma magari ci fosse il Titanio. Appunto. Ma no. Ma perché questa nomea? Ma no, ma scusa, è una delle tre cuspidi in cui consiste la montagna di San Marino, no? Ah, ho capito. Sì. Beh, io la chiamerei chiamerei un'altra cosa, però lasciamo stare. No, vabbè, ma sai com'è, lì il titanio è buono, Sì. C'è il rischio di potersi anche il rischio di prendere il tetano, oltretutto. Allora, ci vogliamo soffermare su alcuni concetti che per noi sono molto importanti, come dicevo. E sono qui tutti in fila. La minaccia capitalistica. E quella che c'è adesso. Però questo l'ha scritto, ogni tanto meno che Soros. Cioè il peggior capitalista finanziario che irride all'intero popolo del mondo, 7 miliardi di gente sfruttata da lui e dai suoi consanguinei, scrivendo un libretto dove dice: guardate la minaccia capitalistica. Questa è la situazione nella quale viviamo. Perché? Sì, sì. Perché in questa situazione loro signori si permettono sempre di fare la parte dei buoni, dei puri, di quelli che consigliano gli altri, mentre sono i grandi rapinatori. Chiaro, questo è il primo concetto che noi dobbiamo sottolineare. Dice il buon Soros, che vedicato si chiama come me, George Soros, appunto, dove dice:
Relazioni internazionali, l'ideologia dell'SFR condivide alcune delle carenze di un'altra scienza spuria, la geopolitica. Gli stati non hanno principi, soltanto interessi, affermano i sostenitori della geopolitica, e quegli interessi sono determinati dalla localizzazione geografica e da altri aspetti fondamentali. Questo approccio deterministico è radicato in una visione obsoleta del metodo scientifico tipica del XIX secolo e risente di almeno due enormi difetti che non si applicano con la stessa cogenza alle dottrine economiche della sfera. Una consiste nel considerare lo Stato come unità indivisibile, proprio come fa l'economia con l'individuo. C'è qualcosa di contraddittorio nell'escludere lo Stato dall'economia, mentre lo si conserva religiosamente come fosse la fonte ultima di autorità nelle relazioni internazionali. Allora, questo concetto io l'ho voluto leggere perché è un punto cardine. Noi oggi, quando facciamo delle analisi, non possiamo mai prescindere dalla geopolitica. Certamente. Anche perché con una revisione a posteriori, i dati e le premesse geopolitiche vengono sempre messe in gioco. Allora capisci tutto. Se non utilizzi lo strumento della geopolitica, non riesci a capire come la finanza mondialista comunque si va a intersecare necessariamente, no, con gli interessi geopolitici delle potenze egemoni nelle quali si vengono a determinare gli interessi fisici di chi gestisce questa economia finanziaria. Mi spiego meglio. Certo. Se gli epicentri dell'economia finanziaria sono Wall Street e la City di Londra, è evidente che la geopolitica atlantica, cioè americana, statunitense e inglese, sono due conseguenze dirette, no, degli interessi finanziari di chi sta al potere. Sì. Così come era fuori discussione che tutta la geopolitica dell'antica Roma, l'impero compreso, era una geopolitica che sottintendeva comunque gli interessi della classe politica dominante in Roma, tanto durante che la Repubblica, tanto nella fase intermedia dalla Repubblica all'Impero, tanto durante l'Impero. È evidente. Sì. È chiaro, no? Sì, sì, certo. E quindi è evidente. Quindi allora è inutile che questo Soros, che è un grande sfruttatore, un fanatico interprete del Talmud, sfruttatore e assassino di popoli, ci pianti una grana dicendo che un'analisi di carattere geopolitico è un'analisi da superare perché fa parte di un momento razionalistico della storia del pensiero politico del mondo. Non è vero, perché è un'analisi che devi fare. A lui interessa che questo tipo di analisi non si faccia, ma se oggi esiste e si è venuto a ricreare quel conflitto che c'è sempre stato, perché il conflitto tra l'impero napoleonico era lo stesso conflitto che poi è diventato il conflitto tra l'Inghilterra e l'impero germanico. Sì. Oggi, cioè poi durante quei 40-50 anni del secondo dopoguerra, lo scontro è sempre stato con caratteristiche geopolitiche, perché lo scontro tra l'URSS e Inghilterra-America con i loro satelliti, ma era Inghilterra-America, era comunque uno scontro geopoliticamente inquadrabile, perché era comunque uno scontro tra la terra e il mare, sì, essendo la terra rappresentata niente un po' di meno che dall'URSS dell'epoca o dalla Russia di oggi. A tutt'oggi, diciamo di più, lo scontro in atto è talmente chiaro perché questi accordi, ad esempio, che partendo dalla Russia passano alla Cina e arrivano all'India, perché oggi l'India è strettamente interessata, come hanno dimostrato in questi ultimi giorni la politica estera indiana,
talmente interessata a unirsi a tutte queste altre potenze chiaramente terrestri, sì, che non possiamo non prendere atto che la situazione è di questo tipo. Ma ecco, infatti, perché proprio sul sito Aurora di pochi giorni fa, anche di ieri, si parla proprio ormai di una, diciamo, di una catena, di un aggancio che parte dall'India, la Cina e la Russia. E quindi sarebbero in totale 2 miliardi e 800 milioni di persone circa, no? E le quali praticamente, avendo a disposizione poi le risorse russe, che sono immense, quindi la Russia cosa fa? Si riprende come cliente praticamente, no? Perché ha i cinesi e gli indiani che stanno consumando una marea di roba. In più, non solo, l'India, che ha firmato contratti di forniture anche militari dalla Russia, e non solo, fra alcuni mesi verrà inaugurata un'altra centrale atomica dell'India, fatta dai russi. Non solo la centrale atomica, ma c'è la grande portaerei, sì, che la Cina sta, sì, per consegnare all'India. Sì, sì, esatto. Perché, allora, questo vedi bene che è un, che è il gioco del Go. Io ritorno sempre su questo concetto importantissimo. Esatto. Per conoscere la politica, la geopolitica cinese, occorrono due principi fondamentali. Il primo, rendersi conto che la tecnica è sempre questa. Sun Tzu, sì. L'arte della guerra. È chiaro? Certo. Quando ma il nemico attacca, le cose tu ti devi sanno ritirare. Quando il nemico attacca o si avanza, tu ti devi ritirare e poi lo circondi. Esattamente. E allora, se vai a vedere, vedi che questo grande anello, questa sì è la vera mezzaluna, mm-hmm, questo grande anello che parte dalla Russia, arriva all'India, sì, è un anello, non fa altro che circondare le potenze atlantiche. Esattamente. Loro avranno il mare, ma a questo punto, no, ma aggiungici, non è più Napoleone. Ecco. Aggiungici anche l'Iran. Dimmi. Aggiungici l'Iran e, esatto, il Pakistan. Esatto. L'Iran, il Pakistan, tutte quelle politiche lì, che poi noi lo diremo, guarda, sì, ci saranno dei testi che noi dovremo consultare e che sono importantissimi. Uno di questi, e uno di questo è questo qui. Sì. Vediamo un attimo, fammi leggere. Allora, la favola dell'indoeuropeo, Giovanni Semerano. Ah. Questo Giovanni Semerano è uno studioso, un filologo, che ci dimostra in maniera molto chiara, mm-hmm, che non è la lingua intraeuropea quella che noi utilizziamo, ma è un'altra lingua che deriva direttamente dalla Mesopotamia. Mm-hmm. La nostra vicinanza, nostra di europei, è con la Mesopotamia, sì, è con l'Iraq. Esattamente, l'Iraq era allora la Mesopotamia a quei tempi. Questa saldatura è inutile che questi ci raccontano le balle, li sta stritolando, sì, saranno stritolati, hai capito? Ci vorrà saranno tempo. Stritolati. In allora, effetti, due tecniche cinesi: la prima, ritirarsi quando il nemico attacca; la seconda, il gioco del Go, circondare il nemico. Esatto. Aveva capito anche Guderian, a dire la verità. Sì, sì. Perché sì, il blitzkrieg, sì, di Guderian in Russia era appunto quello di infiltrare, poi l'hanno copiato i russi, Esattamente. Perché dopo allora hanno cominciato a fare le sacche, e capito, e anzi, grandi i nostri alpini che sono riusciti a rompere tutte le sacche, sì, che, sì, i russi avevano preparato. Esatto. Ma insomma, praticamente è quello di infiltrare delle forze ai lati, chiudere dietro e poi ti saluto mascherina. Questi possono fare quello che vogliono. Io ritengo che mettere una base in Tunisia per gli americani sia come per i francesi mettere la base a Dien Phu. Misero, sì, la base a Dien Phu e persero la guerra, sì, perché loro pensavano di fare una provocazione, no? Dice, tanto con gli elicotteri li riforniamo. Quando poi gli uomini Viet Minh circondarono Dien Phu, quelli furono circondati e fecero la fine di quei poveri tedeschi di Stalingrado, capito? Esattamente, tale quale, sì, sì, è vero. Concettualmente. E lì, cioè, a Dien Phu,
A Die Ben Phu combatté anche un vecchio amico di Brescia, un certo Enzo Zanini, che mi raccontò una marea di fatti di quella battaglia. Sì. In sostanza furono lasciati quasi soli, diciamo che i francesi. Certamente. Erano rassegnati, certo, a perdere. E quando non puoi fare una testa di ponte quando poi non la puoi riempire e non la puoi sostenere. Esattamente. Andiamo avanti. Sì. Andiamo avanti. Allora, secondo passo. Lo speculatore consapevole. Allora, questo è un librettino di cui consigliamo la lettura, perché i nostri amici devono sapere che tutti noi siamo inconsapevolmente speculatori. Sì. Perché sempre in tutti i nostri atti ci comportiamo in maniera tale, ma questo è, tra l'altro, diciamolo subito, è la logica del potere. Il potere intanto è potere quando il sottoposto lo mettono in condizione di non potersi muovere e non poter agire contro la sostanza, no? Contro la sostanza del potere stesso, con quello che vuole il potere. Lì il problema è molto grosso, ma la rivoluzione scatta solo quando qualcuno riesce a capire come farlo. Sì. Sennò le rivoluzioni non scattano. Sì. Leggiamo un pezzettino. Le banche, c'è il rischio che utilizzino i nostri soldi per speculare e poi perché magari li perdano. È vero, i nostri soldi le banche li utilizzano per speculare. Il problema, sì, è come non darglieli. È vero. Per le banche, sui nostri conti correnti, c'è la tutela interbancaria. Per i conti di deposito, un meccanismo analogo. I soldi dei nostri conti correnti non finiscono direttamente a speculare, finiscono però in investimenti di vario tipo. E questo è una cosa che le persone non hanno ancora capito. E questo è il signoraggio secondario, che vale molto, ma molto di più che non il secondario primario. Perché ogni banca ha un moltiplicatore che gli viene concesso, per cui per un euro che riceve dal cliente correntista può investire 12 euro. È chiaro? Questa è la ragione per cui quando la banca va in bancarotta e tutti i cittadini si precipitano per avere i loro soldi non ci sono perché non ci sono mai stati, perché la banca non li ha mai tenuti, non ci sono, non esistono. Ma sì. Se per ogni euro che il cittadino ignaro porta alla banca, la banca ne caccia fuori 12 in investimenti, è evidente che un solo cittadino su 12 correntisti, un solo correntista su 12 correntisti, no? Può andare in banca sperando di avere i propri soldi quando la banca va in tilt. Giusto? Ecco, questi sono i meccanismi che. Se no è inutile, facciamo la rivoluzione, ritorniamo al discorso. La rivoluzione si fa quando si comincia a dire queste cose. Allora, vai al potere, prima legge. Le banche non possono esercitare il signoraggio secondario. Punto e basta. Possono investire solo i soldi che gli vengono portati. Non c'è niente, chiudi. Non c'è niente, i tuoi clienti non ti portano un euro, chiudi. Cosa fa il negoziante quando i clienti non vanno più nel negozio? Ma tu ti ricordi che è successo in Francia pochi anni fa? No, è successo in Algeria e in Argentina, scusa. No, aspetta, pochi anni fa in Francia un ex calciatore, anche famoso, Eric Cantona, aveva detto volete una prova di come una banca ci prende in giro? Sai cosa ha fatto? Ha detto, andiamo a una banca, ritiriamo tutti i nostri soldi, fa vedere che dopo tre clienti, sì, che ritirano i soldi, la banca vi manda via che non c'è più soldi. Esattamente. Sapessi che cosa gli hanno fatto contro. Esattamente. Cantona lo hanno terrorizzato, lo signore chiaramente. Certo. Basta, chiuso, certo. Milano. No, è bene che le sappiano queste cose. Certo. Questo è un pusco. Quello che è citato edito da altre economie. Allora,
finiscono però in investimenti di vario tipo. Mi permetto allora questo ragionamento. Bisogna intanto ricordare che per i requisiti di patrimonializzazione, ogni volta che le banche raccolgono un euro, ne possono impegnare 12 in prestiti. Ripeto, è un fatto di legge. Allora, se tu vuoi fare la rivoluzione, devi prima di tutto arrivare al potere. E una volta che sei arrivato al potere, devi sapere quello che devi fare. Se no il resto sono chiacchiere, puoi fare le manifestazioni che vuoi, va bene? Vai, sali anche sulle auto dei carabinieri, se i carabinieri non ti fanno niente, significa che i carabinieri o chi li comanda, chi ci sta dietro, vogliono che tu salga sull'auto, sulla loro macchina, perché la gente si spaventa, sì. Chiaro? Sì. E quello è il progetto, no? Ho capito. A chi fanno questi prestiti? Ai bar sotto casa, che deve ammodernare l'ambiente, o all'impresa che decide di vendere armi. Conosciamo vari casi di banche, anche italiane, che finanziano impianti nucleari. Beh, queste finanziano qualsiasi cosa, che c'è qualcuno che gli vieta di finanziare qualcosa. Le banche fanno quello che vogliono, distruggono le persone, mandano al suicidio gli individui. Ti immagini se uno gli va a dire no? Questo è un moralismo tipico di questi, di altre economie. 27 milioni di italiani hanno espresso molto chiaramente in un referendum la loro contrarietà all'energia atomica, eppure non sanno che i loro soldi finanziano gli impianti in giro per il mondo, e mi pare ovvio. Così imparano a capire cosa significano questi falsi referendum che vengono indetti per distrarre l'opinione pubblica. Fa sempre così. Oltre ai conti correnti, però, c'è dell'altro. Le banche propongono strumenti finanziari e fondi di investimento, e magari manco lo dicono, spacciando per conti correnti che danno il 4% di interesse, nient'altro che fondi. Questi risparmi non finiscono in un conto, ma vengono investiti dalla banca. Su questi non c'è tutela e i rischi sono alti se non si leggono per bene i contratti, cosa che ovviamente sappiamo, perché poi oggi ci troviamo in una situazione, no? Dove il cittadino gli portano via tutti i soldi, le banche fanno tutte le speculazioni che vogliono, no? Alla fine lo Stato, che è in mano di loro signori, toglie i soldi ai cittadini e li dà alle banche, o no? Certo. Tant'è vero che questo importantissimo libro di un personaggio notevole, diamo la morsa, un attimino, l'autore sarebbe Loretta Napoleoni? Napoleoni. La vera ragione della crisi mondiale, la morsa, beh, chiaro, ma deve essere interessantissima quella. Sì, ho letto la vera ragione della crisi mondiale. Questa è una studiosa di vaglia, e senti però che cosa di interessante c'è qui proprio nel retro di copertina. Sì, sì. Il servitaggio delle banche ci rende azionisti. Certo. Guarda quanto è importante questo concetto. Se tu, Stato, con i miei soldi salvi la banca, io sono azionista della banca. Mi devi dare uno statuto speciale per cui io, come cittadino italiano, ho diritto di interferire e di intervenire ogni volta che... È come dire nazionalizzare la banca centrale, la stessa cosa. Non c'è bisogno, in teoria, di fare un atto di nazionalizzazione, come noi abbiamo sempre detto, della banca centrale. Perché cos'è l'atto di nazionalizzazione della banca centrale? Scusate, l'acquisto da parte dello Stato, a meno che non ci sia un'imposizione violenta da uno Stato molto forte che si può permettere di farlo, oppure dice, oh signori, come aveva tentato Berlusconi tempo fa attraverso Tremonti, no? L'acquisto di una buona quota parte della Banca d'Italia, Banca d'Italia gli ha detto no, ti immagini. Infatti. Sì. Ma questa è una delle ragioni per cui è stata anche una delle ragioni per cui Berlusconi è attaccato.
Oh, esattamente, e una delle ragioni è stata anche quella, esatto. È ovvio, anche Tremonti, uomo che di molte benevenenze, mm-hmm. oltretutto è stato anche a capo dell'Aspen, eccetera, sì. Però anche lui è stato messo in disparte, si è permesso di chiedere certe cose. Allora, leggiamo proprio questo, ricordiamo che la Napoleoni è, come dicevo, una notevole analista finanziaria, economico-finanziaria internazionale, siede a Londra e a volte a New York. Mm-hmm. Il salvataggio delle banche si rende azionisti. È nostro diritto vigilare sulla gestione delle società salvate. Facciamo pressione sulla classe politica affinché persegua i nostri interessi, non quelli di un gruppo ristretto di persone. Esatto. Napoleoni. E questo è il succo di tutto questo libro. Lo consigliamo, è uscito di recente, è delle famose e importantissime edizioni Chiare Lettere. Perfetto. Va bene? Bene, caro Giorgio. Oh, allora... Sì, l'ultimo, un ultimo e poi riprenderemo un'altra volta su certe cose, però questo qui è un altro libro importante. Pecora Tosare, sì, questo l'ho già sentito sul libro qua, Pecora Tosare, di chi è l'autore, aspetta, si chiama Andrea? No. Andrea Bisocchi. Sì, Andrea Bisocchi, esattamente, sì. Sì, ma questo è la cosa che mi fa rabbia, che questi libri, che sono veramente fondamentali, non, e purtroppo sono nascosti al grande pubblico. E anche questo dovrebbe far pensare a chi ci ascolta. Esattamente, esattamente. Comunque noi, più che dargli questi suggerimenti, prefazione di Salvatore Tamburro, è un noto studioso del signoraggio. Sì, sì. Bene. Allora, l'editore si chiama, edizioni il punto d'incontro. Benissimo. www.edizioni.it Qui c'è una frasetta che serve per aprire un po' le orecchie ai nostri amici. Ci sono tutte domande e risposte qui. Allora, domanda: sta dicendo che noi in realtà non saremmo tenuti a pagare mutui e finanziamenti vari perché la banca non ci dà denaro ma solo impulsi elettronici? Sì. State ben attenti, cari amici, che avete un mutuo. Non siete tenuti a pagarlo. In base all'articolo 1813 del Codice Civile, non c'è mutuo che, se non c'è consegna fisica di denaro. Il denaro è il denaro, ossia la moneta legale, la banconota, poiché i mutui vengono erogati senza dare denaro, ma semplicemente stampando un assegno circolare o eseguendo un bonifico o altre operazioni contabili, a norma di legge i cosiddetti mutui sono irreali. Quindi non c'è un capitale da rimborsare e, non essendo stato mutuato denaro, non si devono pagare gli interessi. Qua e là qualche giudice inizia ad ammetterlo. Però è troppo poco. Tanti perché... che, capito, Giorgio, presi nella morsa della banca, poi alla fine si suicidano. Non dovete pagare. Beh, purtroppo... Non dovete pagare. È nullo. Ho capito, è nullo. Ci vogliono più giudici che facciano azione, capisci? Bene. Ma i giudici bisogna convincere. Quando io feci la prima causa contro la banca, sono stato uno dei primi e ricordo che stava andandomi male perché una puttanaccia di una magistrata mi disse, io dissi guardate che voi dovete rifare tutti i conti perché qui c'è l'anatocismo e qui io sta roba non la pago. Non me ne frega niente. Fortuna fu trasferita. La volta dopo venne un giovane magistrato il quale disse: io le leggo le sentenze. Oh, la Madonna, dico, dissi, finalmente abbiamo trovato un magistrato che si legge le sentenze. Era ora. Capito? Capito? Capito benissimo. La causa. Adesso sono un'altra in corso, l'udienza è fra poco, vincerò anche quella perché in questo contesto di tempo, cioè nel giro di una quindicina d'anni, in cui sta avanti questa causa,
la giurisprudenza si è modificata moltissimo e oggi come oggi ci sono delle determinazioni della Cassazione che sono importantissime. In ogni caso consiglio veramente i nostri amici che hanno un mutuo di leggersi questa cosa e di capire perfettamente che il mutuo non va pagato, i soldi non vanno restituiti e va chiesto alla banca, gli avvocati ormai ci sono, pronti per fare queste cose, vanno chiesti indietro tutti gli interessi e tutti i soldi versati. Ho capito. Fino a quel momento. Va bene. Allora, bene, Giorgio. Ho detto quello che dovevo dire, abbiamo sì. Tante altre cose da dire. No, però le diciamo domani. Perché ci dobbiamo mettere in mezzo anche Solmenghi, il poveraccio. Chi è questo qui? Già, Solmenghi, sì, certo, parliamo anche di lui. Parliamo anche di lui perché che dice parlare... le stesse cose. Esatto, anche dobbiamo parlare di altre cose su Solmenghi, molto importante, domani diciamo. Oggi 4 novembre, e domani 5. C'è un'ultima cosa che volevo sì, leggere, perché bisogna sempre concludere sì. In bellezza. No, perché siamo già troppo fuori tempo massimo. Cosa scriveva Mussolini? Vedi cosa scriveva Mussolini. Fatto vedere, diciamo, che anno, che anno, che mese. Nei confronti dei sionisti. L'ha scritto 19 ottobre 1920. La nuova Sionne, gli ebrei italiani l'hanno qui, in questa nostra adorabile terra, che del resto molti di essi hanno difeso eroicamente col sangue. Sì. Speriamo che gli ebrei italiani continueranno a essere abbastanza intelligenti per non suscitare l'antisemitismo nell'unico paese dove non c'è mai stato. È verissimo. Bella consiglio frase, forse vano, ma che Mussolini aveva dato agli ebrei nel 1920. Esattamente, benissimo. Con questa chiudiamo questa bella diciamo così, linea di informatica che tu ci hai fatto, informazioni molto molto bella, e sperando che qualcuno legga questi libri che tu hai segnalato, perché ripeto, la conoscenza è importante per aspirare alla libertà, altrimenti no, per guadagnare anche i soldi. Immagina un poveraccio che è preso strozzato, non sa più come pagare il mutuo, si attacca a quello, basta che faccia applicare la legge, non te do una lira perché non te la devo dare. Benissimo. Mi hai dato dei soldi contanti? No, e allora arrivederci. Grazie. È quello che ti voglio dire. Senti, ti saluto. Ti faccio un caro saluto. Altrettanto a te. E niente, e mi raccomando. A proposito, non puoi dire l'anno di quel fatto del cardinale, no? L'anno. No, lo posso dire. Nemmeno se. La stessa epoca dove fu beccata quella degna signora, sempre in macchina. Con lui. In posizioni inequivocabili. Appunto, con lui dico. Ma in macchina dove? Piazza Vaticano? Piazza San Pietro? C'erano due cose diverse. Ma scusa, allora, ma in macchina, Piazza San Pietro? C'era un'avventura in macchina che ha coinvolto all'epoca era ancora una bella e aitante signora, che è una cosa. Sì. E c'è stato un'altra macchina dove era stato coinvolto un altro personaggio. Ma che era tipo Uccelli di Rovo? Chiamiamo gli uccelli di Roma. oppure cordone di... Sì, sì, è sempre una questione di cordoni lì, anzi... Vabbè, ma è bello appunto questo, quando tu sei preso dal panico, no? Appunto. Che vai dalla superbia del poliziotto, risonti schifoso. Purtroppo, e poi ovviamente capita. E poi dopo dice anche per gli aspiranti papa. Sì, e avendo a quel punto fatto un po' troppe genuflessioni, fu riconosciuto. Per forza. Essendosi prosternato un po' troppe volte, sì. E questo diceva, in quel caso, ascolta, prosternato senza palandrana. Invece no, perché quello di Borghese è diverso, capito? Ma sempre comunque pronto a tirare il cordone, certamente, sempre pronto, va bene. Su questa nota... L'ultima cosa la dobbiamo sempre dire, sì. Perché è proprio bella. Allora, Roma è piena di manifesti relativi a questo tesoro di San Gennaro. Ah, già. Allora, ti devo dire francamente
che io stesso non avrei mai immaginato che questo San Gennaro fosse così ricco. In televisione ci hanno anche fatto vedere un brandello di un film con Nino Manfredi, che adesso mi ricordo, non lo vidi il film, ma mi ricordo quel simpatico film in cui... L'oro di San Gennaro, non so come si chiamava, una cosa di questo genere. Manfredi. Sì, Manfredi, come ricordo. E allora, ricordo, questo oro di San Gennaro, lo ripeto... L'anno scorso, su un canale satellitare della Rai, ho visto questo film di... Che tu accenni adesso con Nino Manfredi, sì, va fatto. Ma sì. Cos'era? Un tentativo di rapina, è così? Sì, una cosa di questo genere, sì. Allora, ripetiamo, qui... No, diciamole queste cose prima di chiudere. Allora, questi signori possono contare anche su un tesoro che, come è stato più volte detto alla televisione, sui giornali e alla radio, è un tesoro molto, ma molto più ingente di quello della corona inglese. Non ci venissero a rompere i coglioni a fare il predicozzo che dobbiamo aiutare gli extracomunitari, capito? Sì. Li aiutassero col tesoro di San Gennaro. Esattamente, bravo, vedi. Facciamo questo appello affinché chi vuole intendere intenda. Sì, certamente. Esattamente. Proprio così. E voi napoletani siate i primi, prendete quel tesoro e distribuitelo ampiamente a tutti i migranti. Sì, soprattutto i napoletani che ne hanno bisogno, almeno a certi centri napoletani. Esattamente. Soprattutto esattamente. Utilizzatelo per depurare i terreni utilizzati dalla mafia, dalla camorra, dalle organizzazioni parareligiose per nascondere le schifezze, le porcate, i rifiuti di tutta Europa. Bravo Giorgio, questo appello valeva la pena che tu lo facessi, veramente ne valsa la pena. Esatto. Bene, ti saluto carissimo. Arrivederci, a presto. In nome del cordone della Palandrana, ti saluto alla prossima. Sempre. Va bene, ciao. E se vuoi la soluzione, bacia pure sto cordone. Pure, per forza. Ciao.